Rocco fu assassinato nel luglio dell'83, quando ancora erano grandemente lacunose le concrete conoscenze sul fenomeno mafioso, che non era ancora stato visitato dall'interno, come poi fu possibile nella stagione dei pentiti. Eppure la sua capacità di analisi, le sue intuizioni gli avevano già permesso nell'81 di formarsi una visione del fenomeno mafioso che non si discosta affatto da quella che oggi ne abbiamo, col supporto però di tante rilevanti acquisizioni probatorie passate al vaglio delle verifiche dibattimentali. Uno per uno ci scelse noi magistrati che solo dopo la sua morte avremmo costituito il cosiddetto pool antimafia. Ci prospettò lucidamente le difficoltà ed i pericoli del lavoro che intendeva affidarci, ci assistette e ci spronò a superare diffidenze e condizionamenti. Un sereno spirito di sacrificio animò sempre la vita di Rocco Chinnici, il quale non cessò mai di essere consapevole, molto più di quanto sia ragionevole credere, dell'altissimo rischio personale connesso alla sua attività. Profondamente giudice, ben sapeva che suo compito istituzionale era esclusivamente quello di accertare l'esistenza di reati e di individuarne i colpevoli. Attività non idonea a debellare le radici socio-economiche e culturali della mafia, così profondamente inserita nella realtà del paese da trovare la forza di riprendersi con accentuata ferocia dopo ogni successo giudiziario nei suoi confronti. Per questo non si stancò mai di ripetere, ogni volta che ne ebbe l'occasione, che solo un intervento globale dello Stato nella varietà delle sue funzioni amministrative, legislative ed in senso ampio politiche avrebbe potuto sicuramente incidere sulle radici della mala pianta, avviando il processo del suo sradicamento. Sono questi concetti che oggi sentiamo continuamente ripetere nei convegni, nelle tavole rotonde e leggiamo frequentemente sulle colonne dei giornali. Ma all'inizio era già difficile fare accettare il concetto stesso dell'esistenza della mafia. Innumerevoli furono i suoi interventi in tutte le scuole cittadine, i suoi incontri con professori e studenti, i più esposti alla diffusione del flagello, presiedendo dibattiti, partecipando a tavole rotonde, rispondendo a tutte le domande che gli venivano rivolte, sempre come sua abitudine, citando dati concreti appresi durante la sua lunghissima esperienza giudiziaria della materia. Dove trovava il tempo? Ci domandavamo talvolta ai suoi collaboratori, che ben sapevamo come questa sua attività non scalfiva affatto le sue capacità di smaltire velocemente e proficuamente enormi quantità di lavoro giudiziario. Lo trovava, lo inventava, con la sua radicata e vorrei dire religiosa convinzione che anche quello era un suo indefettibile compito di cittadino. Che una lunga e defatigante istruttoria su un omicidio di mafia o su un traffico internazionale di stupefacenti non avrebbe avuto senso compiuto se insieme egli non avesse profuso fra i giovani, che con la sua attività giudiziaria cercava di difendere, anche quei frutti della sua esperienza e della sua cultura che, se ben recepiti, li avrebbero messi in grado di difendersi da se stessi. E questa lezione ai giovani è quella che ha dato più frutti. Il suo risultato è sicuramente il più stabile punto di non ritorno dell'azione antimafia di Rocco Chinnici, proseguita poi, tra mille difficoltà, da Antonino Caponnetto e da molti altri.
Al di là dei sempre incerti esiti giudiziari delle grandi inchieste di mafia, la loro stessa celebrazione e la diffusione dei loro principi ispiratori hanno prodotto nei giovani una nuova coscienza, impensabile nelle precedenti generazioni, che rifiuta la mafia e la tentazione di convivere con essa. Paura e rassegnazione mai. Dalla morte del loro collega, i giudici di Trapani hanno tratto motivo umano e morale per continuare, anzi, per accanirsi maggiormente nella lotta e proseguire le indagini in tutte le direzioni. La reazione a Trapani è stata la stessa che ha praticamente esaltato i giudici di Palermo dopo le ultime terrificanti imprese della mafia nella capitale. Questo è un messaggio onesto, chiaro e cosciente che posso lanciare alla mafia. Noi, giudici siciliani, non ci arrenderemo mai. Non avremo mai rassegnazione o paura. Per ognuno che cade ce ne saranno altri 10, altri 100 disposti a proseguire con maggiore impegno, coraggio, determinazione e incisività. Io non credo al pentimento del mafioso. Il mafioso è un personaggio diverso dal terrorista. Il mafioso è un individuo che si porta appresso da sempre la vocazione alla violenza e al crimine. Non ha senso morale e quindi non può avere pentimento. Tuttavia, può esserci un mafioso che, sapendo di essere stato condannato a morte da un gruppo avversario, per scampare alla condanna si aggrappi disperatamente all'unica forza possibile che possa proteggerlo, cioè proprio allo Stato, a quello Stato e alla giustizia che lui ha sempre disprezzato. La giustizia è quindi la sua ultima spiaggia. In tal senso può essere opportuno prevedere una congrua diminuzione di pena per un mafioso il quale sia deciso a contribuire alla giustizia, purché naturalmente il suo contributo sia effettivo e valido. Ben venga quindi una legge sui mafiosi pentiti. Non premierà una redenzione morale, ma una collaborazione dettata dal terrore. Ma tutto è utile per combattere la mafia.